Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano, danneggiando le colture circostanti, uccidendo moltissimi animali da cortile, ma soprattutto provocando delle lesioni cutanee piuttosto gravi a una ventina di bambini della zona che ora sono ricoverati all'ospedale. Rappresenta la zona A, la zona B e la zona di rispetto del comune di Seveso, il comune più colpito dall'incidente. La fabbrica era sostanzialmente qua vicino. Qui possiamo vedere questo complesso di case, non esiste più. Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata. Tutte le persone dovranno essere munite di certificato. Il punto della memoria è stato uno strumento di cura di questa comunità, della comunità di Seveso, perché questa comunità dopo l'incidente, anche legittimamente per certi aspetti, aveva preferito dimenticare o cercare di dimenticare quello che era accaduto nel 76. Il ponte della memoria invece ha ridato nome all'incidente, alle sue conseguenze, ma anche alle opportunità nate dopo l'incidente, di cui la più visibile è il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Certamente questo momento ha segnato un punto per certi aspetti di non ritorno, almeno in questo territorio, sulla necessità di riflettere su come trovare un equilibrio fra la produzione e la sostenibilità ambientale. Certo, qui è avvenuto in modo drammatico l'incidente, la chiusura della fabbrica, la zona A, gli uomini in tuta bianca, però ha generato un processo di riflessione. Perché nella prima fase il Bosco delle Querce, che non era ancora Bosco delle Querce, era una zona bonificata ma completamente scarificata, una sorta di deserto. E queste sono la costruzione delle vasche. Già si vede che le persone non sono più con le tute bianche, perché già almeno questa prima parte delle vasche è stata bonificata, perché è chiaro che nella costruzione delle vasche la prima cosa da fare era togliere il materiale contaminato per poi rimettercelo. Questi sono i lavori già ultimati e si inizia a portare con questi camion il materiale contaminato all'interno della vasca. No, questa è l'unica pianta che è stata lasciata, che vuole essere un po' e che c'è ancora oggi nel Bosco delle Querce e che oggi si confonde con la bellezza del parco, con tutte le altre piante che ci sono al Bosco delle Querce. È stata l'unica pianta lasciata come simbolo. Oggi di fatto il Bosco delle Querce è un parco urbano che è inserito in un territorio altamente antropizzato, che però trova il suo equilibrio in questa dimensione. Non esistono esempi di bonifica al mondo in un'area così vasta, 42 ettari completamente scarificati, bonificati, che hanno dato origine a un parco unico. Unico che però deve essere conosciuto non solo nel piacere di viverlo nei mesi estivi, giocando, passeggiando, ma anche attraverso la sua storia. Per questo i pannelli sono stati messi in varie zone del parco, con l'idea di non fare un percorso conseguenziale, ma dando la possibilità a chiunque lo desiderasse di leggerne anche uno, che dà una traccia della storia. Oggi il parco, che è un parco naturale regionale, è di fatto però è stato costruito. Quando noi raccontiamo ai bambini e alle bambine
che il parco è stato costruito, loro sgranano gli occhi. Ma come? Questo luogo così bello è stato costruito? Sì, è stato costruito dagli umani, dopo l'incidente del 76.